Facciamo un bel ladro assassino, step by step, partendo dal livello 1? E facciamolo qui, su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Ragazzi, oggi creiamo un ladro assassino partendo dal livello 1, step by step. Faremo la razza, le caratteristiche, i privilegi, saliremo di livello, punti ferita, equipaggiamento, tutto insomma. Ragazzi, spiegheremo anche come funziona, soprattutto per chi sta cominciando e vuole buildare questo archetipo in maniera tra virgolette ottimale. Tanto per cominciare faccio alcune premesse. La prima: iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e attivate la campanella perché ci aiuta con l'algoritmo, ragazzi, tantissimo. Secondo, date un'occhiata alla casa dei Primrose e tutti i nostri moduli che ci stanno in descrizione. E terzo, io voglio dirvi che questa serie è fatta per dare un'indicazione su come si crea un PG. Ovviamente non solo di livello 1, per questo saliamo, lo facciamo con gli archetipi per l'appunto, con le sottoclassi, ma questa è una mia indicazione, come lo farei io, al di là dei concept, eccetera, eccetera. Quindi poi scrivetemi sempre nei commenti come avete fatto, cosa cambiereste voi, sentitevi liberi di cambiare quello che volete, eccetera, eccetera. Fatta questa premessa, ragazzi, possiamo cominciare con la nostra scheda. Quindi vi facciamo vedere anche un po' come si, per l'appunto, si compila, cominciando da classe e livello. Noi sicuramente per fare un assassino sceglieremo la classe del ladro, ma cominciamo step by step scrivendo ladro di livello 1. Il background lo compileremo successivamente, la razza adesso ne parliamo, allineamento io me lo faccio un bel caotico neutrale in questi casi, poi scegliete come volete. Come sapete l'allineamento io lo ritengo più che altro un'indicazione, la ritengo non una gabbia, niente, ritengo una gabbia. Punti esperienza, se giocate a punti esperienza dai 0 ai 300, quando si sa, se giocate a punti esperienza, quando si sa di livello, nome giocatore, le chiamiamo Felice. E quale nome posso scegliere per l'appunto fra i miei amici, collaboratori, eccetera, eccetera, per un ladro assassino? Ragazzi, io scelgo di chiamarlo Amberdale. Quindi Amberdale, prima ho fatto Envy, adesso facciamo Amberdale, poi ne faremo tantissimi, ragazzi. Voglio fare Amberdale perché ha giocato anche in Nocturna, una cosa molto particolare, quindi in suo onore, Amberdale, questo è per te. Ora abbiamo iniziato con il nome e con il livello 1, queste piccole cose. Qual è la prima cosa che io faccio quando creo un personaggio? Prima di tutto scelgo la razza, è la cosa che principalmente tendo a fare, non è che dovete farlo pure voi, potete cominciare con le caratteristiche, eccetera, eccetera, però a me piace cominciare con la razza. E quale razza ho scelto, ragazzi? Io ho scelto la razza dell'Halfling. Ora, la mia è una scelta anche meccanica, non solo di roleplay, piace scegliere anche razze particolari, però questa è la mia scelta per ora, cambiatela, fate quello che volete, eccetera, eccetera. Ma perché Felice hai scelto l'Halfling? Tanto per cominciare possiamo vedere che il nostro Halfling ci dà più 2 in destrezza, essendo dei ladri la destrezza è importantissima. Quindi che cosa faccio? Io già leggo più 2, perfetto, vado nella mia scheda e mi segno questo bellissimo più 2, ma questo è per ricordarmelo, ok? Perché poi useremo il solito tool 5e point by calculator, vedrete. Età: raggiunge la maturità a 20 anni e generalmente vive fino alla metà del suo secondo secolo. Allineamento, qua ti dà delle indicazioni. Taglia: la taglia è di taglia piccola. Dove la trovo in questa scheda? Qua io trovo taglia e metto piccola. Ricordo che ad essere taglia piccola hai svantaggio in utilizzare armi pesanti, però hai determinati bonus, come detto. Ah, ricordo, questa scheda ve la metto in descrizione per il download, è quella che uso sempre io, che adoro e che userò per sempre, fin quando appunto non renderemo editabili le cose che avverrà tra pochissimo, quelle di Wikiroll. Ma andiamo per gradi. Velocità: la velocità base sul terreno di un halfling è di 7,5 metri, quindi a velocità, qua ci metto 7,5 metri, che sono 5 quadratini se state giocando su griglia. Fortunato: e iniziamo con il primo
privilegio. Quando ottiene un 1 a un tiro per colpire, una prova di caratteristica o un tiro salvezza, un halfling può ripetere il tiro del dado e deve usare il nuovo risultato. Insomma, ragazzi, se fate 1 potete ritirare. Stop. Rifate di nuovo 1 con il reroll e ve lo dovete tenere. Però ogni volta che fate 1 potete rirollare a gratis. E questo è davvero fortissimo. Dove me lo metto? Questo è un privilegio davvero molto utile. Ricordo, la scheda compilatevela come volete. Io me la metto qua in tratti razziali. Fortunato. Così me lo segno. Posso metterci anche la pagina dove sta scritto il privilegio o segnarmi qui tra parentesi. Se faccio uno rirollo, questo è per dirvi ragazzi, compilatevela come volete, serve a voi, quindi non vi preoccupate. Coraggioso, un halfling dispone di vantaggio ai tiri di salvezza per non essere spaventato. Quindi, qualora ci fossero delle cose che ci fanno spaventare, noi dobbiamo fare un tiro salvezza e noi abbiamo vantaggio. Io la metto qua, che c'è scritto, scusa, vantaggi, resistenza e immunità. E qui gli metto vantaggio, vantaggio TS spavento. Io me la segno così. Ovviamente ognuno se la può segnare come vuole, ragazzi. Però io questo ce l'ho qui e me lo sono bello che segnato. Andiamo avanti, agilità halfling. Un halfling può muoversi attraverso gli spazi di qualsiasi creatura più grande. Dato che voi siete di taglia piccola, che succede? Che voi potete appunto attraversare lo spazio di un'altra creatura. Ora, io ricordo che se la creatura è ostile, quella non vi fa passare a prescindere da questa cosa. Però con l'halfling vi potete intrufolare, passare, fare eccetera eccetera, anche e soprattutto con i vostri alleati e bla bla bla. Quindi è davvero una cosa molto interessante. Non c'è bisogno che me la segno, io questa me la ricordo. Volete segnarvela? Segnatevela appunto dove volete nella scheda. Linguaggi. Un halfling sa parlare, leggere e scrivere in comune e in halfling. Quindi vado tra i linguaggi, qui sono le mie competenze, linguaggi, e ci metto comune e halfling. Posso metterci la virgola, posso metterla in basso, insomma, avete capito. Andiamo avanti. Sottorazze. Ora lo ricordo, soprattutto per chi sta cominciando adesso a giocare, magari uno dei primi video che vede, quando uno sceglie una razza, ha a disposizione anche tutte le cose che ti dà la sottorazza. Alcune razze non hanno sottorazze, ma l'halfling ce l'ha. E quindi tu ottieni sia tutto quello che ti dà essere un halfling, sia tutto quello che ti dà essere un tipo di halfling, capite? Quindi noi a tutto questo aggiungiamo anche quale scelgo appunto di sottorazza. Io scelgo l'halfling piede lesto per un paio di motivi. Uno, mi dà carisma in più. Quindi il punteggio di carisma di un halfling aumenta di più 1. E io il carisma lo ritengo importante per un assassino perché? Perché tende a essere magari minaccioso, magari vuole ingannare. Insomma, è un qualcosa che io ritengo molto molto utile. E infine, furtività innata. Un halfling piede lesto può tentare di nascondersi anche se è oscurato solo da una singola creatura, purché questa sia più grande di lui di almeno una taglia. Insomma, quando noi vogliamo nasconderci, dobbiamo andare al buio, dietro copertura totale, dietro, che so, un cespuglio, dietro qualcosa. Con l'halfling piede lesto, noi ci possiamo nascondere, fare appunto l'azione per nasconderci, anche se ci troviamo dietro una creatura. Cioè, io metto dietro una creatura e posso nascondermi lì dietro, e quelli non mi vedono. Però, ovviamente, la creatura deve essere di una taglia più grande. È per questo che noi siamo piccoli, quindi, magari dietro una creatura di taglia media ci possiamo nascondere. E questo è utilissimo. E quindi abbiamo scelto la nostra sottorazza, scusate, quindi razza. Io ci metto halfling piede lesto. Piede lesto, perfetto. Ora, cosa faremo in questo primo video, che come sapete noi tendiamo a dividere per l'appunto in più parti? I punteggi di caratteristica. Dobbiamo scegliere i punteggi di caratteristica. Ricordo che ci sono 3 metodi per avere i punteggi di caratteristica. Si rollano, quindi tirate 3 di 6 e distribuite il risultato, oppure ne tirate 4 e sottraete il più basso per 6 volte, oppure pure per 7 volte. Poi ognuno ha le sue ombrew per poter far rollare i dadi. Di regolamento tiratene 4, toglietene 1 per 6 volte e poi li distribuite dove volete.
ci sono i punteggi fissi 15, 14, 13, 12, 10 e 8, a cui si aggiungono poi i modificatori di razza, questi che abbiamo scelto, che nel nostro caso sarebbero più 2 più 1, oppure il metodo più equilibrato, il point buy, ok? Dove noi compriamo le caratteristiche, vediamo tutto a pagina 13, quanto corrisponde un prezzo, ma noi che cosa facciamo? Andiamo su questo bellissimo sito che si chiama per l'appunto, se cercate su Google, 5 point buy calculator, e vi faccio vedere per l'appunto questo bellissimo tool. Mi consente di scegliere la razza, io ho scelto l'Halfling per l'appunto, e la sottorazza piede lesso si chiama Lightfoot, e in automatico, come vedete qua, mi dà un bel più 1 in carisma, un bel più 2 in destrezza, già considerati. Quindi quando io metterò le statistiche qui, in automatico mi scala i punteggi, e fin qua è tutto ottimo, ragazzi. Quindi possiamo farlo molto molto velocemente, senza andare a scrivere carta eccetera eccetera. Ora, quali sono le caratteristiche per me essenziali nel momento in cui voglio creare un ladro halfling per l'appunto finalizzato all'omicidio, quindi all'assassinio? Tanto per cominciare, destrezza è la mia caratteristica principale. In base alla destrezza c'è il mio tiro per colpire, c'è la mia capacità di essere furtivo, ci stanno insomma tutte queste cose che servono per essere degli assassini. Quindi io destrezza sin dal primo livello lo voglio al massimo possibile. Quindi io ho comprato un bel 14, che col più 2 di razza, perché abbiamo scelto l'halfling piede lesto, me lo porta già a 16, e quindi noi abbiamo preso un bel 14. Andiamo avanti, quali altre caratteristiche servono? Sicuramente io vado di carisma, perché voglio essere intimidatorio, voglio essere capace di mentire, eccetera, eccetera. Quindi io carisma tenderò a alzarlo un pochettino, comprando un 13 col più 1 di razza già abbiamo un bel 14, e questo non è affatto male. Poi, quale altra caratteristica? Avere punti ferita sicuramente è utile, quindi la costituzione è un qualcosa che io tenderò a non sottovalutare. Per adesso metto un 12, poi vediamo dove possiamo giochicchiare un po'. Andando avanti, scegliamo per l'appunto, vediamo un po' intelligenza, sicuramente voglio essere capace di indagare, anche per raccogliere informazioni sulla mia vittima, quindi dov'è, e magari voglio scoprire qualcosa, quindi avere un po' di intelligenza e conoscenze non è stupido, quindi sicuramente è bene non avere un malus. Così come in saggezza, essere degli assassini, beh, devi capire quando è il momento giusto per poter assassinare qualcuno o meno. Per questo avere un po' di saggezza non è stupido. La forza di base non è che ci serva più di tanto, perché noi dobbiamo essere furtivi, dobbiamo correre, quindi adesso vediamo se riusciamo a togliergli il malus. Intanto vorrei pompare qualcos'altro, ad esempio la costituzione per avere punti ferita non mi dispiace averla, vi dico la verità. Poi la destrezza l'abbiamo già cappata, quindi qua ci siamo. Potremmo alzare il carisma a palla? Sì, perché no? Così siamo molto capaci di mentire o di intimidire. Già così, vi dico la verità, non mi dispiace, perché abbiamo il massimo nella nostra destrezza e il massimo nel nostro carisma. Intelligenza e saggezza lasciamo a 10, quindi non abbiamo malus, ma non abbiamo nemmeno bonus, e abbiamo un onestissimo 14 in costituzione per avere punti ferita. Io vi dico la verità, sono soddisfatto così, però cambiate come volete, in funzione al vostro concept, in funzione a come immaginate il personaggio. Questo è come lo faccio io, ma se cambiate una cosa con un'altra non cambia niente, ragazzi, è questione di gusto e divertimento. Quindi andiamo a prendere queste caratteristiche, 8, 16, 14, 10, 10, 16, quindi io adesso che faccio? Torno sulla mia scheda, così che voi possiate vederla, e ci mettiamo questo bellissimo 8, siamo andati a 16 in destrezza, 14 in costituzione, abbiamo detto che abbiamo messo 10 e 10 in saggezza, e infine abbiamo un bellissimo 16 in carisma. Mettiamoci i modificatori, meno 1 in forza, più 3 in destrezza, un bellissimo più 2 in costituzione, 0 e 0 in saggezza, e in carisma infine abbiamo più 3. Ora abbiamo fatto le nostre caratteristiche. Bonus di competenza, più 2 a livello 1, ogni personaggio di livello 1 è sempre
sta sempre più 2 di bonus di competenza, che sale con il livello non di classe ma di personaggio. L'iniziativa è pari al modificatore di destrezza, quindi iniziativa avremo più 3, ed è utile iniziare per primi, lo vedremo anche con il ladro e con il ladro assassino quanto questa cosa è importante. Dopodiché, ragazzi, la prima parte direi che è fatta. Abbiamo iniziato le nostre caratteristiche, abbiamo scelto queste cose. Nella prossima parte di questo video vedremo per l'appunto l'equipaggiamento, la classe, l'inizio, cosa otteniamo al primo livello, l'equipaggiamento, le competenze, e poi saliremo di livello. Quindi ragazzi, se vi piace questa serie, iscrivetevi al canale, mettete mi piace per supportarci, così come commentare perché ci aiuta. E ragazzi, grazie mille e ci vediamo al prossimo video qui su Wikidoll.